È la nemesi del povero signor Giuseppe. Ma porca. Oh, ma non è possibile, guarda, mi è proprio voglia di dirlo. No. Ma porca. Guarda, invece è venuta voglia di dirlo a me, perché mi è appena arrivato un messaggio da mia moglie, mi sono arrivati $188 di multa. No! Dall'Equitalia di Miami. Equitalia Miami. Signore e signori, ho battuto ogni record. Ma per cosa, scusa? Non per cosa? Lo so, perché a metà del messaggio le lacrime copiose tra un occhio per Bud Spencer e un occhio per $188. Cioè, io non ho parole, quanto funziona bene quel paese di merda! Ah, guarda, allora, tu lo sai che se non la paghi quella multa, quando rientri ti fanno un culo della Madonna e rischi di tornare in Italia? No, appunto, mi tocca pure pagarla, pesantemente, ma immediatamente! Come funziona bene quel paese lì? Io te l'ho detto, tutto funziona a meraviglia. Purtroppo poi c'hanno delle leggi anche del cazzo, quelle che riguardano le armi, eccetera. Però su queste cose sì, sono precisissime. Sì, ma considerando che, allora, il parcheggio, il massimo che ti prendo $20, che sono sì, 18 euro, perché sono equi. Sì. Ma $188. Che cazzo hai fatto? Cosa ho fatto? Non è che hai lasciato il finestrino aperto, no? Cosa ho fatto per $188? Io però mi sento di darti un'idea in questo momento. Sì. Allora, tu hai debiti con il fisco in Italia. Sì. Tu hai debiti con il fisco negli Stati Uniti. Sì, la sì, mia idea è questa: non pagare. Sì. Crea debiti con il fisco in ogni paese del mondo. Bravo! Cazzo! Bravo! Bravo! Che bello! Bravo. Amici di altri paesi, invitate Paolo Nois a evadere da voi. È bravissimo Paolo, a farlo. Paolo, allora, per quello che hai pianificato per il tuo futuro, un consiglio da fratello: sì, pagala subito. Cazzo. Non fare domande. Paga. Non fare guarda, quando fai domande, scusa, poi sono cazzo. No, ma 58 euro a un cinese che mi trasforma in ugandese. No. Cioè, no. Ah, la tindura, no, quella che non va via dalla pelle. Io posso cambiare. Aspetta, ha scritto un messaggio anche a me, tua moglie. Aspetta. Con 25 euro compro documenti falsi. Ma chi me lo fa? No, è passato con il rosso quel figlio di puttana. No. Mi ha scritto. No. Sei passato con il rosso. Vergognati! Quella volta che sono passato col rosso, mi sono fermato in mezzo all'incrocio, mi sono girato, mi ha fatto la foto. Voglio certo, la foto, cazzo! Certo. C'ho la foto come Cardaman, con le braccia alzate così che bestemmia, bellissimo! Porca puttana! Mancava solo di guidare un tronco a quel punto. Poi ti devo spiegare due robe interessantissime. Tu sì, lo sai che il governo americano ti sconta da subito, cioè che tu guadagni $11,000 all'anno o meno, loro ti scontano $11,000. Quindi se tu non li guadagni, loro te li danno lo stesso, no? Certo. Cioè, in teoria si prende. No, aspetta, non capito. Spiegala bene. Allora, lo Stato americano, cioè sì, il fisco americano, ti fa un bonus di $11,000 all'anno. Quindi se tu non li guadagni, te li dà lo stesso. Se tu li guadagni, metti che guadagni $20,000, ti detraggono gli $11,000 di cui non paghi le tasse a tutti i cittadini. Quindi, Paolo, tu, cosa? Se vuoi, tu no, essendo ormai nulla tenente, cioè ormai sei. Cioè, non hai più un contratto, cioè, sei in scadenza. Se sei una merda, comunque no, $11,000 te li danno? Come sei autoreferenziale? Devi essere residente. Devi essere residente. Se sei residente e guadagni meno di $11,000, lo Stato te li dà lo stesso. Vabbè, ma capito? Posso sposare un uomo di colore. Ci sono due soluzioni. Una è quella che ha adottato Marco, che è la carta verde. Una è quella per te, che è la carta merde. Cioè, quando ti presenti allo sportello, io ti chiedono una di due. Sai cos'è? È l'amicizia che ci lega da diversi anni. Vabbè, cosa vuoi? Vieni con Luca Alba, lui passa sereno. Posso proprio lasciare i miei figli, secondo te? Me li danno €22,000. Credo di sì, ma devono diventare residenti. E qual è il problema, Marco? Sei un signore, comunque, Ivolo. Sei un signore. Vabbè, sei straordinario. Non ho detto che lo farò, ci sto pensando. Fai una roba. Manda i tuoi figli con due navigatori del Mercedes ML. No, ma lui è capace, visto che si chiama 20, di dire di essere parente della 20 Century Fox. Bravo! I'm Ivo 20, Enrico 20. Fa anche la musichetta. Beh, per me. Ma attenzione, amici, arriva Alan Caligiuri, perché abbiamo il nostro Twittami sta fungendo.